Buongiorno a tutti. Parole necessarie e cambiamento. Si è parlato tanto, si parla da tanti anni di divari tra nord e sud, di questione meridionale, poi si è aggiunta la questione settentrionale. Da molto tempo Lino Patruno e Gianfranco Viesti, ciascuno dal loro punto professionale, stanno ragionando di sud. Le loro ultime pubblicazioni, per Lino Patruno è Ricomincio da sud e Qui il futuro d'Italia, di Rubettino Editore, mentre Gianfranco Viesti, per La Terza, Il sud vive sulle spalle dell'Italia che produce? Falso. Gianfranco Viesti è un economista, insegna a Bari, è stato presidente di tante cose, dell'Arti Puglia, della Fiera del Levante, è stato anche assessore. Lino Patruno invece è un giornalista, è stato il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Il loro punto di vista non è un punto di vista di due persone che passano per caso. Io lascio subito loro la parola, dialogherete amabilmente tra di voi, magari facciamo iniziare a Lino visto che è giornalista e conosce il mestiere. Grazie a tutti e buon lector in fabula. Buongiorno a tutti, è bello parlare e confrontarsi con ragazzi come voi. Questo non è detto per strappare l'applauso, magari se c'è non fa male, e niente. Ma perché per quanto mi riguarda in particolare, per il professor Viesti un po' meno, io un po' per età dimostrata dalle mie sembianze, un po' per una carriera professionale che è stata lunga, si è conclusa con una direzione, eccetera, potrei seguire l'esempio di San Paolo, diamo i massimi sistemi, ho fatto il mio buon lavoro, posso ammainare le vele. E invece continuo, come il professor Viesti, a parlare, ad occuparmi di Mezzogiorno, perché è diventata una specie di missione, si dice, di pensiero fisso, soprattutto orientato verso voi ragazzi, perché voi sarete il sud del futuro e voi siete quelli, diciamoci la verità, con questo Mezzogiorno, nelle sue attuali condizioni, anche nelle sue prospettive, quelli più a rischio. Quale rischio? Il rischio che è già una realtà in questo momento. Io sono stato molto allarmato e anche sconcertato da una ricerca che è stata fatta recentemente da Confindustria, Bari e BAT in un certo numero 300 scuole medie delle due province, nell'ultima classe, quindi parliamo di ragazzi che hanno 13 anni, no? L'ultima terza media, e a questi ragazzi è stato chiesto non quale facoltà vorrete scegliere, ma come vedete il vostro futuro. Oltre il 50%, cioè oltre la metà, ha detto me ne voglio andare via dal sud. Stiamo parlando di ragazzi più piccoli di voi, che hanno 13 anni, che hanno davanti tutto il liceo, altri 5 anni di studio, hanno davanti verosimilmente gli anni dell'università, hanno davanti la vita e hanno davanti tutte le prospettive che la vita può offrire, che io ritengo, per quanto riguarda i ragazzi meridionali, non sia solamente quello di andare via dal sud. Ora, andare via, fare esperienze fuori, si dice che i ragazzi hanno i piedi leggeri, che devono conoscere il mondo, imparare le lingue, confrontarsi con altre culture, con altre civiltà, con altri posti, eccetera. Questo è tutto positivo, ma sarebbe ancora più positivo se questa esperienza fosse poi da voi domani acquisita per poterla utilizzare, per poterla mettere a disposizione dello sviluppo del Mezzogiorno. Perché io ritengo che per quanto riguarda questa area del paese si stia perpetrando ancora una grande ingiustizia che costringerà e costringe i ragazzi come voi, quelli un po' più grandi, a
vedere tutto più difficile ciò che devono fare rispetto a quanto non avvenga in altre parti del paese. Io ho scritto recentemente anche un libretto di 100 pagine che si intitola Io resto al Sud, che non è una minaccia, è una, diciamo, un'intenzione, una prospettiva, ed è dedicata proprio ai ragazzi delle scuole medie. E per spiegare loro come è importante capire perché il Mezzogiorno si trova nelle attuali condizioni, perché la comprensione di tutto questo potrà servire a voi per capire anche come si possa intervenire per cambiare queste condizioni. Parliamoci chiaro, il professor Viesti lo potrà dire meglio di me, siamo in una zona del mondo che fa parte ancora del 15% più ricco del mondo, non siamo nel terzo mondo, non siamo in paesi che sono ultimi nelle classifiche del reddito pro capite. E però il Mezzogiorno ha un divario col resto d'Italia che consiste nel 40% in meno di reddito pro capite, cioè di ricchezza, di mezzi a disposizione, di stipendi, di soldi, eccetera, nel 40% in meno di infrastrutture, nel triplo della disoccupazione, nel quadruplo della disoccupazione giovanile, se vogliamo proprio vederle tutte, nel triplo delle interruzioni di energia elettrica, nel triplo delle interruzioni dell'erogazione dell'acqua, insomma questa è la situazione. E però io mi chiedo, è vero che si poteva avere l'avventura o la sventura di nascere nel Bhutan o nel Burkina Faso? Mi chiedo perché la Costituzione, che dice che il diritto di cittadinanza consiste nell'avere condizioni pari in tutte le zone del paese, deve essere così patentemente violata, perché nel Mezzogiorno tutte le condizioni sono diverse, più difficili e, come abbiamo visto, più diciamo, ci sono dati inferiori al resto del paese. Allora è bene che voi sappiate perché tutto questo è avvenuto, sappiate anche la speculazione che contro il Mezzogiorno viene fatto, e su questo il professor Viesti ha scritto un libro encomiabile, cioè una serie di accuse, una serie di diti puntati verso il Mezzogiorno, di diti alle nostre spalle, che dice il resto del paese, siete assistiti, volete sempre i nostri soldi, eccetera, che sono tutte delle falsità, che però continuano ad imperversare nella pubblicistica, nelle televisioni, sui giornali, ovunque si parli del Mezzogiorno, perché quello che pesa sul Mezzogiorno e sulle sue condizioni, più che un giudizio, è un pregiudizio. Il pregiudizio di essere, banalizzamolo un po', brutti, sporchi e cattivi, il pregiudizio di vivere di assistenza, di vivere alle spese del resto del paese, eccetera. Nei suoi libri, il professor Viesti, al quale sto per cedere la parola, ha dimostrato come una serie di dati che vengono considerati inoppugnabili e che condannerebbero il Mezzogiorno poi sono completamente falsi, sono determinati da mancanza di studio e da pregiudizio. Quello, per esempio, secondo cui la spesa pubblica, cioè la spesa che fa lo Stato in infrastrutture, in strade, porti, aeroporti, ospedali, università, scuole, eccetera, sia maggiore al sud rispetto al nord, tutto questo non è vero. E in ogni caso, quello che io voglio, di cui voglio convincere voi, è la necessità di capire perché le attuali condizioni del Mezzogiorno, che derivano da ragioni storiche, ma derivano soprattutto da politiche che sono state fatte ai danni del Mezzogiorno, e il fatto che non è vero che qui non si possa, non è vero che qui l'unica cosa che sta da fare è andarsene via. 80.000 ragazzi come voi vanno via ogni anno dal Mezzogiorno, saranno 60.000, saranno 90.000, non è quello che conta. Ma c'è questa diaspora, c'è questo esodo che è determinato un po' da condizioni di lavoro che sono più difficili, di lavoro che non c'è, dall'impossibilità a volte o dalla difficoltà di fare quello che più vi piacerebbe, ma un po' è determinato anche da un veleno sottile ambientale che c'è dalle nostre parti, per il quale già a 12 anni, già a 13 anni i ragazzi della scuola media dicono non c'è altro da fare che andar via. Non è così. Io vi voglio fare, si potrebbero fare mille esempi, l'ultima cosa che dico, guardate questi affari qui, come li chiamiamo? Sono puff, sono dei puff. Questi sono fatti in canapa indiana.
canapa indiana che quindi non serve per quello che voi sapete, no? Quello per le cosiddette canne, serve anche per fare arredi, per utilizzarli in edilizia, per utilizzarli nella alimentazione addirittura. E questa roba qua è fatta da un gruppetto di giovani di Conversano che ha utilizzato diciamo in questa maniera la canapa indiana, ha fatto una sua piccola azienda che è molto florida e che adesso trionfalmente e giustamente campeggia in queste sale dove si parla di lector in favola. Ci sono nel mio libro, nel libro del professor Viesti, in tanti altri libri, 1000 esempi di cose che si possono fare con grande successo nel mezzogiorno, soprattutto ora che campeggia lo strumento di internet. Vedremo dopo altre cose. Concludo dicendo: convinciamoci tutti quanti, e soprattutto voi, che non è vero che al sud non si possa. È difficile, ma si può. Yes, we can, come dice Obama. Buongiorno. Siccome siamo anche yes weekend, nel senso che siamo a venerdì mattina, abbiamo un'ora di tempo, già se ne è andato un quarto d'ora, e quindi potrei, come ci siamo detti con Lino, di fare un ping pong veloce e eventualmente, se si vedono mani alzate, diciamo andiamo sui temi, perché diciamo uno scopo comune può essere quello di rendere l'argomento di cui stiamo parlando più interessante per chi ascolta, perché molto spesso i dibattiti sul mezzogiorno, i tecnici del mezzogiorno sono di una noia mortale, perché si entra subito nel tecnico, si fanno tante discussioni sulle politiche, si cominciano a volare numeri di una di minore o maggiore consistenza, e sembra quasi che questa discussione sia altro rispetto alla vita che facciamo tutti i giorni. Lui fa il giornalista, io faccio il professore universitario, voi siete studenti, ci sono altre persone. Sembra quasi un argomento, diciamo, collaterale rispetto alla vita di tutti i giorni. Invece l'obiettivo comune che possiamo avere stamattina e di capire come con questo termine descriviamo quello che succede alla vita nostra comune in un luogo particolare, cioè la differenza tra vivere a Conversano a Bari e vivere a Milano, a Torino, a Berlino, ad Amsterdam, e quindi diciamo cercare di capire quali sono gli ingredienti di questa vita quotidiana che sono meglio, peggio rispetto ad altri luoghi, cioè parliamo di luoghi, perché non è detto che siano tutti peggio, ce ne sono alcuni meglio, e soprattutto diciamo come questo discorso incrocia col futuro, che ne sarà dell'Italia fra 10 anni, che ne sarà dell'Italia fra 15 anni, perché il nostro paese è in un momento così difficile, dove sono i nodi, dove sono i problemi, che si può fare per risolvere. Naturalmente in un'ora non è che possiamo affrontare tutto lo scibile, ma è un problema di traduzione. La parola mezzogiorno la traduciamo con una serie di parole. La prima e più importante è lavoro, naturalmente, no? Perché la vera differenza, la principale differenza tra vivere a Bari o Conversano e vivere a Milano e ancor più a Berlino è che le chance di lavoro sono di meno. Quindi questo è un grande tema che possiamo affrontare. Poi abbiamo altri temi, il tema ambiente, il tema cultura, il tema infrastrutture, il tema trasporti, il tema giustizia, diciamo tutti gli elementi, il tema sicurezza, mafie, sicurezza e criminalità. Diciamo possiamo declinare questo argomento in una serie di temi. Quindi occuparsi di mezzogiorno non significa occuparsi di una cosa eterea che bisogna aver studiato, che bisogna essere esperti, perché sennò quello con cui parli ti tira fuori 4 parole che tu non capisci e ti trovi subito. Significa discutere delle cose di tutti i giorni in un luogo particolare, ovviamente senza mai staccare il mezzogiorno dall'Italia, perché Conversano è al tempo stesso in Puglia, è al tempo stesso nel mezzogiorno, è al tempo stesso in Italia ed è al tempo stesso in Europa, e quindi la cosa diventa più complicata ma anche più interessante. Diciamo il benessere dei cittadini di Conversano
dipende in parte da quello che si fa, diciamo, nello stretto comune, dipende in parte da quello che succede alla regione, dipende in parte dall'insieme del sud, dipende moltissimo da quello che succede in Italia, naturalmente. Quindi discutere di mezzogiorno significa discutere di Italia, le due cose non possono essere mai separate. E moltissimo, sempre di più, significa discutere di quello che succede in Europa, perché questa Europa è una cosa che può sembrare un po' vaga, un po' lontana, e invece nelle nostre vite quotidiane entra moltissimo, nel bene, perché uno che diventa studente universitario può fare l'Erasmus e andare a studiare fuori, che è una delle cose più fantastiche che si è inventata l'Unione Europea, e nel male, perché ci sono alcune regole europee che stanno rendendo molto più difficile la vita degli italiani, così come degli spagnoli o dei greci. Non possiamo affrontare stamattina l'intero scibile, ma lo scopo è quello appunto di tradurre questa parola, mezzogiorno. Non ci occupiamo delle tecniche, non ci occupiamo solo delle politiche, ci occupiamo della che significa vivere in un certo luogo piuttosto che in un altro da tutti questi punti di vista. E perché è utile, interessante? Non è ovvio, non è banale, non si sa già tutto? La risposta a questa domanda è no. Sul mezzogiorno, su come stanno davvero le cose, su come si vive, sulle prospettive che ci sono, circolano molte favole. Queste favole sono diventate più forti ora che c'è questa crisi economica sensazionale che stiamo purtroppo vivendo da 5 anni, e quindi subentra una specie, come accennava anche Lino, di depressione nazionale. L'Italia è diventata uno schifo, un paese senza futuro. Non vi nascondo che basta accendere la televisione per avere fortemente un sentimento di schifo, si vedono soltanto gente che urla e che è impegnata moltissimo a sapere cosa farà lui da grande, non gliene frega niente delle cose generali. Non c'è dubbio che il nostro paese è in un momento in cui se la passa male. Però in questa, diciamo, depressione nazionale moltissimi pensano che il sud, la Puglia, Conversano, Ruvo, Gallipoli, siano ormai senza speranza, siano un posto maledetto, un posto dannato dal quale l'unica cosa che può fare è scapparsene, rispetto al quale non si può fare niente. Diciamo, circolano moltissime favole. Per questo, diciamo, introducendo la discussione, diciamo, io mi occupo di molte cose tecniche, che ovviamente sono in altra sede, quando insegno all'università o quando faccio il mio mestiere, diciamo, di economista, ma mi occupo anche di un po' di cose generali. La mia convinzione è che questa depressione, quest'area di sconforto che c'è, che ovviamente è giustificata da tantissime cose che non vanno bene, vada contrastata attraverso una lettura dell'Italia e del Mezzogiorno un pochettino più onesta, un pochettino più laica, che quindi sia capace di vedere quello che c'è di buono e quello che c'è di cattivo. Perché solo, naturalmente, voi mi dovete dire, professore, ma negli ultimi anni le cose sono peggiorate, ma non c'è dubbio, ci sono tante cose cattive, ma non c'è dubbio. Però se non abbiamo la capacità di vedere insieme quello che c'è di buono e quello che c'è di cattivo senza pregiudizi, e non riusciamo ad arrivare dove voleva arrivare Lino, cioè a capire uno, diciamo, di qui a 10 anni dove si vede. Moltissimi ragazzi italiani negli ultimi anni stanno tentando la fortuna in altri luoghi del mondo. Se pensate, è un interessante paradosso per i milanesi, perché per molti anni diciamo, la lamentazione era dei conversanesi che se ne dovevano andare a Milano. Adesso, da un po' di anni a questa parte, sono i milanesi che se ne vanno a Monaco, a Berlino, a Parigi, in America, perché ci sono più opportunità. Quindi questo tema sta diventando più interessante per tutti quanti. Quindi ci siamo giocati già 20 minuti. Diciamo, nel proseguo, proverei a Lino di toccare, diciamo, qualche tema particolare: la politica, l'informazione, la scuola, l'università, diciamo, per provare a fare a pezzettini il maiale. Non lo possiamo cucinare tutti insieme, cuciniamoci qualche pezzettino insieme, magari anche con uno scambio più veloce dopo questa introduzione. Dopodiché, se c'è qualche mano, qualche domanda, se vogliamo portare la discussione, diciamo, lo spirito
diciamo, delle cose che scriviamo e del lavoro che facciamo ve l'abbiamo raccontato. Se vogliamo portare la discussione da qualche parte non basta che dirlo, non serve che dirlo. Non ancora? Vabbè, l'applauso va bene. Allora, vediamo la scuola e l'università. L'università, il professor Diesti e Magna Pass. No, voglio solo accennare a una cosa che riguarda la scuola per dimostrarvi come persista questo pregiudizio sul mezzogiorno. Pregiudizio secondo cui il mezzogiorno, se non ci fosse, sarebbe meglio, perché è una palla al piede del paese, è un qualche cosa che non fa funzionare l'intero paese, è una zavorra e tutto il resto. I dati che sono usciti proprio in questi giorni sui voti alla maturità e quindi sulle lodi, no? Sull'eccellenza, eccetera, sulla valutazione. Il Sud è andato meglio del Nord, come sempre. Scandalo nazionale, com'è possibile questo? Ma com'è possibile? Cioè, può anche essere che ci sia qualcosa che non funziona in queste valutazioni, ma il fatto che appena si hanno questi dati, si dice com'è possibile, fa capire che l'unica cosa possibile è che il Sud debba essere comunque peggio rispetto al resto del paese. Allora si è cominciato a dire che i benamati vostri insegnanti sono di manica larga e tutto il resto. Nessuno dice, per esempio, che buona parte degli insegnanti che insegnano al nord sono meridionali e quindi rischiano di essere di manica larga al sud e di manica stretta al nord. È un po' incongruente questa cosa. Il problema, si parla delle prove Invalsi che invece dicono tutto il contrario, che al nord vanno meglio che al sud, ma poi bisogna vedere anche i parametri che vengono valutati per dare questi giudizi. E come quanto si parla di qualità della vita, su questo Gianfranco Viesti ha scritto cose bellissime. Si dice sempre che la qualità della vita è migliore al nord, con parametri che sono basati soprattutto sui dati economici. Sono più ricchi, hanno più possibilità di lavoro e tutto il resto. Vabbè, se è per questo, la qualità della vita è migliore là. Ma se noi poi parliamo dell'ambiente pulito, del mare che è vicino, di quanto è bella Conversano e tutto il resto, ci rendiamo conto che la qualità della vita poi va valutata anche complessivamente rispetto alle cose. Allora, per quanto riguarda l'università, io sono meno indicato rispetto a Gianfranco a parlarne, ma per esempio voglio però banalizzare alcune cose, scusandomi con voi dalla banalizzazione, però tanto per capirci. Io quando vado in giro a fare la Madonna Pellegrina per presentare il mio libro, dico sempre ai ragazzi, lo dico ai genitori per la verità, perché i ragazzi sono sempre meno presenti e sbagliano, e sbagliate, perché come ha detto il professor Diesti, parlare di mezzogiorno non è solamente una rottura di scatole, è parlare della nostra vita di ogni giorno e del vostro futuro, non del nostro. Dico sempre ai genitori, se avete ancora una possibilità di orientare i vostri ragazzi nella scelta delle facoltà universitarie, questo è un paradosso, non è una legge assoluta, per favore convinceteli a non iscriversi più a giurisprudenza. Con la qualcosa, no, nulla contro gli avvocati, a parte diciamo che gli avvocati pugliesi il numero sono di più di quelli che ce ne sono in tutta la Francia, ma perché non funziona più un meccanismo in base al quale prima ci si iscriveva a giurisprudenza, che era quello iscriviamoci lì, tanto poi ci sono un sacco di sbocchi, si possono fare i concorsi pubblici, si può fare l'avvocato, si può insegnare, si può fare tante altre cose. Non funziona più così. Non funziona più così, perché adesso la cosa che conta è la capacità e la possibilità e quindi di scegliere la facoltà giusta. Ci sono tanti corsi di orientamento che fanno un po' ridere, ma insomma io stento a credere che a 18 anni uno non sappia cosa vuol fare da grande. Magari quando era piccolo voleva fare l'astronauta, a 18 anni avrà capito che deve fare l'ingegnere o lo scienziato o l'avvocato, cose di questo genere, e quindi scegliere in maniera molto precisa la facoltà universitaria, non solamente ovviamente in base agli sbocchi lavorativi, ma anche pensando agli sbocchi lavorativi.
Purtroppo in Italia non c'è quello che c'è in altri paesi, soprattutto la Germania, e proprio in questi giorni il Ministro della Pubblica Istruzione ha detto delle cose a questo proposito, quello di intervallare l'insegnamento in scuola con la presenza nei posti di lavoro, che poi saranno i posti di lavoro che gli studenti universitari dovranno o potranno occupare. E cioè, se uno vuol fare l'ingegnere civile comincia a frequentare i cantieri, se uno vuol fare l'ingegnere meccanico comincia a vedere che cos'è un tognio, che cos'è una pressa, che cosa sono cose di questo genere. Ma l'indicazione, il suggerimento, come la penso io, non voglio consigliare niente a nessuno perché spero di essere ancora più capace di dare cattivi esempi che buoni consigli, cioè nel senso che chi dà buoni consigli è avanti con l'età, è quello di capire bene qual è l'università, la facoltà, e perseguire con tenacia, con ostinazione, con determinazione, senza farsi scoraggiare dalle prime cose. Il professor Viesti ha istituzionalizzato nella Fiera del Levante un padiglione che era quello del co-working, è vero Gianfranco, che significa mettersi insieme per inventarsi cose, inventarsi delle attività, fare delle cose insieme, perché facendole insieme non solo ci si dà coraggio, ci si sostiene psicologicamente eccetera, ma si ha la possibilità di confrontare tra ragazzi della stessa età la stessa idea, di confrontare gli stessi progetti, gli stessi programmi. Se farete tutto questo, credo che il problema del lavoro del futuro, questo problema drammatico che costringe spesso ragazzi come voi a fare la triennale, poi a fare la specialistica, poi a fare i master, spesso si fanno i master per rinviare il momento in cui si affronterà il problema del lavoro, ma ci sono modi, ci sono dei suggerimenti attraverso i quali, facendo le cose giuste, chi le sa, chi sa quali sono le cose giuste, non sta su questa terra, ma cercando insomma di fare le cose in questa direzione, il momento in cui si affronterà il problema del lavoro sarà meno drammatico di quanto sembri attualmente. Ma andare vagare in cerca di un qualche cosa da fare, sentirmi rispondere da qualche ragazzo della vostra età o di qualche anno più grande che cosa vuoi fare, e non lo so, ci sto pensando, questo è il sistema più rapido per allontanare il posto di lavoro da voi, il posto di lavoro che vorrete fare, e per farlo, e farlo nel peggiore dei modi. Continuo a insistere, anche impegnandovi a scuola, per esempio, e cioè non è vero quello che si afferma comunemente e che purtroppo fa parte un po' del fatalismo meridionale, secondo il quale in qualsiasi maniera fai le cose è la stessa cosa. Non è vero affatto. Io spero che sempre più la nostra società sia in grado di questo, ma comunque già ora il talento alla fine viene riconosciuto, il talento si afferma, il talento non rimane così come un qualche cosa che forse è meglio non averlo perché comincia a essere fastidioso, perché vieni considerato uno che poi da trattare in una certa maniera. Fare le cose bene è sempre, diciamo, un passaporto per il futuro, scegliere le cose bene è l'altro, è il punto 2 per affrontare il futuro, mettersi insieme con determinazione e con coraggio, come hanno fatto i ragazzi che hanno inventato questa azienda sulla canapa indiana, è il piccolo segreto del successo, qualora questo segreto ci fosse. Allora, scuola e università, spero di dirvi delle cose interessanti, fermatevi perché su questo tema posso andare avanti fino a stasera. Perché mi interessa molto, faccio il professore universitario, quindi lo vivo da dentro, ho fatto l'assessore a questo, quindi ho provato a fare delle cose che cambiano, studio l'economia e quindi scuola e università sono un punto fondamentale. In tutti i luoghi dove si vive meglio o dove le cose migliorano, ci sono tanti motivi diversi perché questo accade. Diciamo, il successo delle nazioni, delle città, delle regioni dipende da tante cose diverse, la Cina, la Corea, Berlino. Una cosa accomuna tutte le esperienze di successo, cioè se voi studiate le città che vanno avanti, le nazioni che vanno avanti, trovate tanti motivi diversi,
il capitalismo non è unico, soprattutto gli asiatici ci stanno insegnando un sacco di cose. Trovate una cosa sempre, è che i posti che vanno bene sono posti in cui il livello di istruzione delle persone è alto. La Corea è il paese più istruito del mondo, nel quale il livello medio di istruzione della popolazione è più alto, ed è il paese, non a caso, dal quale andate in un negozio di telefonini, andate in un negozio di apparecchi televisivi, Samsung, LG stanno ormai sostituendo addirittura Nokia, che è finlandese, dal quale andate in un, guardatevi le macchine, guardate quante macchine coreane ci sono, un paese che era niente 50 anni fa è diventato un grande paese. Ancora è importantissimo questo tema perché è uno dei temi più ammazzati in Italia. Allora, l'Italia non se la passa molto bene per tanti motivi. Io ci tengo molto a un motivo molto importante, cioè che l'Italia non riesce a discutere di se stessa. E cioè su alcuni temi di fondo, come la scuola e l'università, che sono in tutti gli altri paesi al centro dell'attenzione politica, tutti, dalla Grecia alla Spagna, dalla Corea agli Stati Uniti, diciamo il tema scuola e università è un tema fondamentale perché la sanno la cosa che io ho detto prima, diciamo se vuoi essere forte per 20 anni devi avere una forte scuola e università oggi, perché la Germania ci fa tanto invidia? Per tanti motivi, ma un motivo è fondamentale, che il sistema dell'istruzione e della formazione anche tecnica in Germania è eccellente, per cui questi sono bravi e essendo bravi riescono a fare tante cose nuove. In Italia invece parliamo di questi temi coi piedi, come parliamo di tanti temi, per cui io davvero mi metto nei panni di un cittadino qualsiasi che cerca di informarsi leggendo i giornali, guardando la televisione e su questi temi riceve un'informazione pessima, un'informazione tutta gridata, la scuola fa schifo, l'università fa schifo, bisogna risparmiare, i professori sono a manica dei delinquenti, una informazione che non aiuta minimamente a farsi un'idea. Naturalmente, come di tutti gli altri argomenti, non è che per parlare di questi temi uno deve diventare un esperto, ci sono gli esperti, poi se uno vuole vedere le cose più profonde se li va a studiare, ma diciamo un cittadino deve avere un'idea di come è fatta la scuola e l'università, se gli interessa, magari uno che va a scuola o che va all'università dovrebbe avere la possibilità di farsi un'idea. Questo è molto difficile in Italia, è molto difficile, perché il ruolo, lo dico perché c'è Lino che è amico e fa anche giornalista, il ruolo della stampa e della televisione in questi ultimi anni è pessimo, perché non consente di farsi un'idea. È particolarmente negativo nel Mezzogiorno, dove diciamo, i mezzi di informazione sono tutti lanciati a questa ricerca continua dello scandalo, a questa ricerca continua dello spreco. No, naturalmente denunciare gli scandali e gli sprechi è utilissimo, ma se quella diventa l'unica chiave di lettura della realtà, diventa del tutto inutile. Allora, com'è la condizione della scuola? È molto interessante. Complessivamente la scuola italiana non se la passa male rispetto agli altri paesi. Anche queste sono cose interessanti, noi diciamo peste e corna della sanità italiana per esempio, perché molti di noi hanno cattive esperienze, soprattutto dei servizi più che delle cure mediche. Guardate che in comparazione internazionale la salute media degli italiani è fra le migliori del mondo. E quindi il nostro sistema sanitario, che ha 1000 difetti, ciascuno di noi non sia mai va a finire al policlinico o in qualche altra cosa, è difficile, si è trattati male, ma comunque è un sistema che è 1000 volte migliore di quello americano, che è uno dei sistemi migliori. Quindi capire come funzionano queste cose è molto interessante. Come se la passa la scuola? Non male complessivamente, soprattutto alle elementari e nelle superiori l'Italia va molto bene, ha un buco terribile che sono le scuole medie, che in comparazione internazionale sono nettamente peggiori. Nel Mezzogiorno la scuola funziona come nella media italiana, naturalmente essendo i ragazzi del sud mediamente meno forti di quelli del nord come provenienza familiare, vivono in case in cui ci sono meno libri, i loro genitori sono meno istruiti mediamente di quelli del nord, possono avere un livello di partenza più basso. Diciamo la scuola non va valutata, anche di questo sarebbe carino parlare, come si valuta il merito nella società italiana.
la scuola non va valutata in base a quello, il professore è bravo e quello i cui studenti sono tutti bravi. Eh no, così è facile, basta che andate a insegnare nel posto del centro di Milano dove vengono tutti quelli delle famiglie più colte, non ci vuole niente. Andate a insegnare a Scampia, dove solo per farli venire in classe dovete lottare contro la presenza della camorra, che questi vanno a spacciare. E allora vediamo chi è più bravo, il professore di Milano che fa diligentemente il suo corso e beh, escono tutti con i voti alti, o quello di Scampia che li fa andare a scuola magari a rischio pure di qualche cattiva cosa con la famiglia. Quindi la capacità della scuola del sud di portare su i ragazzi non è peggio di quella del nord. I livelli assoluti di apprendimento al sud sono un po' più bassi di quelli del nord e questo è un problema, perché naturalmente come diciamo, più alziamo questi livelli di apprendimento meglio è, cioè quello che rimane come capacità che si apprende alla scuola. Naturalmente Lino diceva bisogna stare attenti a come si misurano, l'invalsi è criticabile, però tutte le misurazioni sono utili, l'importante è non prenderlo come una Bibbia. Se l'invalsi ci dice che la capacità media di un ragazzo del sud di risolvere un problema di matematica è un po' inferiore a quella di un ragazzo del Veneto, per esempio, è un fatto di cui bisogna tenere conto. Se questo misura che possiamo migliorare, cerchiamo di migliorare. Un problema rilevante della scuola del sud è che è molto diversa. Ci sono scuole eccezionali, classi eccezionali in alcune scuole e scuole meno. Questo è un grande problema sociale, perché può capitare, diciamo, che i figli di chi sta meglio, dei più ricchi, vadano nelle scuole migliori e che soprattutto nei, questo non è un tema da conversare, diciamo, è un tema più da Napoli, da Bari, cioè delle grandi città, che i ragazzi delle famiglie più deboli vadano a finire in classi o scuole più deboli. Questo è un grande tema, un tema di democrazia, un tema di equità, di cui sarebbe utile parlare, diciamo, lasciamo perdere le stupidaggini che diceva la ministra Gelmini. Questi sono temi rilevanti. Un altro tema rilevante molto è che la scuola italiana è vecchia. L'età media dei docenti è altissima rispetto alla Francia, alla Germania, a tutti i paesi. Perché c'è un problema di soldi, gli insegnanti italiani sono pagati poco, sono molti, giustamente, perché c'è stata una scolarizzazione di massa e la popolazione è cresciuta, ma adesso che siamo senza soldi non riusciamo a portare giovani insegnanti nelle scuole. Questo è un grandissimo problema. Chiudo una battuta sull'università. E, diciamo, per dirvi il livello di cui si parla di università, vi dico questo, che qualche giorno fa il Corriere della Sera ha pubblicato in prima pagina un articolo nel quale si diceva che per il bene dell'Italia sarebbe stato coraggioso e utile chiudere l'Università di Bari. Davide Sera da Bari. Diciamo, in un paese più civile, più serio, un articolo del genere non sarebbe mai uscito, perché queste cose si dicono normalmente al bar dopo che uno ha bevuto molto, perché è un'affermazione che non ha il minimo fondamento. Innanzitutto non si capisce perché quella, non c'è nessun criterio, e poi non si capisce perché chiudere un'università dovrebbe fare il bene dell'Italia, non si risparmia niente, la gente si deve semplicemente spostare. Quindi, per dirvi un'idea di come, tra l'altro questo signore che ha scritto questo articolo, per dirvi come la stampa gioca un ruolo pessimo in questo paese, è un signore che insegna la Bocconi, che è una splendida università privata, che ha fatto un articolo sempre sul Corriere della Sera in cui ha scritto: vedete, la Bocconi senza contributi pubblici va benissimo. Il giorno dopo, piccolo piccolo, in una pagina interna del Corriere della Sera, è uscita una lettera di un professore di Pisa che gli diceva: ma come senza contributi pubblici? Questo è il link alla pagina internet dove c'è quanto il Ministero dell'Istruzione dà alla Bocconi ogni anno. Questo è il link alla pagina della Regione Lombardia dove ci sono scritti tutti i contributi che danno alla Bocconi. E naturalmente non possiamo dire di più perché il bilancio della Bocconi è segreto. E cioè questo signore, questo mio collega, aveva scritto il falso su questo giornale parlando di queste cose. La cosa molto interessante dell'Italia è che quando questo signore, che si chiama Giavazzi, che è uno che va molto di moda,
ha scritto questa cosa, chiudete l'Università di Bari, il vero dubbio, il vero problema è perché un giornale prestigioso come il Corriere della Sera si mette a scrivere una puttanata del genere in prima pagina. Se non che questa dichiarazione è stata ripresa dal Presidente della Regione Abruzzo, che ha fatto uno scivolone brutto, e i nostri politici e la nostra stampa se la sono presa col Presidente della Regione Abruzzo e nessuno se l'è presa col Corriere della Sera, perché diciamo questa cattiva informazione del nostro paese è molto forte, perché il ruolo della stampa e della televisione è un ruolo molto forte, soprattutto di ricatto nei confronti del mondo della politica. Come mi sono giocato tutto il tempo, concludo. Com'è la situazione dell'università? L'Università di Bari è la migliore del mondo? Assolutamente no. L'università italiana è stata mal governata a lungo, è entrata un sacco di gente che non doveva entrare per motivi clientelari, i meccanismi di ingresso dei professori delle università non sono facili, in Italia si sta provando molto con dei meccanismi oggettivi, a misurare la bravura in maniera oggettiva, ma non è così facile. Io ho scritto una cosa, lui due, allora lui è più bravo, ma se io ne ho scritta una migliore di quelle due sue che sono simili, chi è più bravo? Sono più bravo io, e chi lo giudica e come si giudica? Ancora torniamo al merito, un dibattito molto interessante. L'università italiana, diciamo, ha molti difetti, ma ha molti pregi, è molto meglio di quello che normalmente si dice, ha delle punte di eccellenza. La cosa molto interessante è che dentro le università ci sono dipartimenti molto buoni e dipartimenti molto cattivi. Una buona informazione agli studenti non è quella cretina di fare le graduatorie delle università, ma è quello invece di fornire delle buone informazioni sui singoli dipartimenti delle università. Dico solo un esempio, lo studio della fisica a Bari è di livello internazionale, cioè è una delle migliori dipartimento, io insegno economia, scienze politiche, quindi non c'è, delle migliori, è una buona informazione. Un altro dipartimento può essere scadente, diciamo, bisognerebbe essere in un paese più che aiuta di più i ragazzi, dovrebbe fornire più informazioni del genere. Chiudo con questa affermazione, ma molti se ne vanno, non c'è dubbio, la Puglia ha il record, un terzo dei diplomati che si iscrivono all'università si vanno a iscrivere fuori. Innanzitutto io non vedo tutto negativo in questo, che uno scelga di andare fuori fa parte delle libertà individuali, andare a fare l'università fuori non è per niente una cosa cattiva, il vero problema è che non vengono da fuori a Bari. A me piacerebbe molto tra i miei studenti avere della gente di altre regioni o di altre nazioni, ne ho pochissimi, capite? Questo è il vero problema. Però dietro questo però, quindi io non ho, a me piace che la gente sia libera e quindi che si possa scegliere liberamente. Quello che però c'è intorno a questa scelta di andare a studiare fuori, come abbiamo dimostrato in tanti lavori scientifici, è che spesso non dipende dalla qualità dell'università in cui si va, ma del fatto che quell'università sta in un posto in cui in futuro è molto più facile trovare lavoro. Anche il Dipartimento di Chimica italiano di Bari è uno dei migliori di tutta Europa, però molti vanno a fare chimica fuori, a Bologna, a Milano, a Torino. Sono cretini? No, forse sono male informati? No, molti lo legano al fatto che se poi si va a Bologna o a Milano a fare chimica, poi è più facile entrare in contatto con le imprese e trovare lavoro. Questo è un tema estremamente interessante. A che cosa servono le università, come si possono migliorare, che ci dà, e concludo, un'indicazione molto generale. Diciamo, questo paese soffre di tante malattie, due mi paiono fondamentali, non sono quelle dell'economia, perché l'economia va giù, va su, soffre di due grandi malattie. La prima grande malattia, l'ho già detto, è un dibattito pubblico molto molto disinformato, in cui per i cittadini italiani è molto difficile farsi un'idea. Questo dipende dai mezzi di informazione, dipende anche molto dalla politica, siccome la politica non c'è più, è morta molti anni fa, ed è soltanto la discussione di singoli con singoli. Non vedete in televisione una cosa che i portoghesi o gli spagnoli e naturalmente i tedeschi
vedono molto più facilmente, cioè il partito A e il partito B che parlano della scuola davanti ai cittadini e dicono io farei questo, immetterei in ruolo tanti insegnanti giovani, e l'altro gli dice i soldi dove li prendi, allora farei così. In Italia non lo vedete mai, questo è un enorme problema. Questo problema è collegato al secondo problema dell'Italia, che è quello che in America Latina, con un termine che mi piace moltissimo in spagnolo, si chiama cortoplazismo. Il paese più scassato dell'Europa è la Grecia, in cui le cose vanno mille volte peggio che da noi, ma persino in Grecia il dibattito collettivo è un dibattito che guarda al futuro, che è assolutamente indispensabile, perché nessun paese va avanti se non capisce dove vuole andare. Nessuno di noi si mette in macchina guardando solo l'isolato che deve fare, tutti abbiamo un'idea di dove vogliamo andare, quando andiamo a mare diciamo puntiamo verso una certa direzione. Questo in Italia non c'è, siamo un paese gravemente ammalato di cortoplazismo, anche perché siamo un paese in mano agli anziani. L'età media delle classi dirigenti italiane, dell'informazione, della politica, è molto più alta di quella della Germania, degli Stati Uniti, e della Spagna. In Spagna, in Germania, in America è assolutamente normale che una persona di 30 anni arrivi a ruoli di responsabilità. In Italia è assolutamente anormale. Quindi scarsezza del dibattito pubblico e cortoplazismo ci impediscono di parlare di scuole e università e ci fanno leggere le puttanate che scrive quello, ah chiudiamo questo, e tutti che discutono, che gli vanno dietro, senza capire che per un ragazzo di 17-18 anni la scelta universitaria, che è costosa per la famiglia, è molto importante. Per fortuna si apprende in tanti modi, ma l'apprendimento universitario comunque rimane centrale, perché è un apprendimento ad apprendere. Diciamo, uno perché fa le superiori e poi perché fa l'università? Perché poi nella vita si deve ricordare le declinazioni del greco, le formule della chimica? No, le fa perché così impara ad imparare, quando leggerà una cosa la capirà meglio. La scelta dell'università è molto importante e noi la facciamo con difficoltà. Le famiglie la fanno con grande difficoltà perché sono in questo paese molto scassato da questo punto di vista. Questo ha a che fare, ma lei si è dimenticato del motivo per cui siamo qua a mezzogiorno? Certo, come no? Mezzogiorno è la sublimazione di tutto questo, perché mediamente la scuola, l'università hanno dei punti di maggiore criticità, non sempre è peggio, non sempre è peggio, è molto diverso al suo interno, e quindi diciamo a noi tocca, come sempre, un compito molto difficile. Dobbiamo rimandare al mittente continuamente le puttanate che arrivano e le dobbiamo restituire. Cioè, uno che mi dice dobbiamo chiudere l'università di Bari perché è la peggiore del mondo e agli studenti di Conversano gli fai un piacere se la chiudi, l'unica risposta seria è scoppiargli a ridere in faccia, perché diciamo ci vogliono molti litri di vino in un bar per poter dire una cosa senza senso, e quindi vanno rimandati. Ma al tempo stesso non dobbiamo fare i sindacalisti nostri, perché a casa nostra il liceo X, la facoltà del Dipartimento di Scienze Politiche dove insegno io, la Regione Puglia, la Gazzetta del Mezzogiorno, a casa vostra ci sono molte cose che non vanno e vanno aggredite, aggiustate, cambiate. Quindi bisogna dare, diciamo, un colpo al cerchio, che è una cattiva immagine del mezzogiorno come schifo del paese, che va assolutamente respinta, perché è un'immagine depressiva e non corrispondente alla realtà. D'altra parte, immagino che lo vedete, che cosa capita normalmente quando uno di Modena o di Treviso o di Saluzzo viene a Conversano, dice oh, qua non sembra di stare nel mezzogiorno, sembra di stare in Europa, e noi gli diciamo sempre, ma vedi che anche questa è Europa. In Puglia ci sono dei comuni molto peggio di Conversano, dove non ti possiamo farti vedere, e però diciamo il sud è anche questo, ci sono cose buone, quindi bisogna rimandare dietro, ma al tempo stesso bisogna zappare duro a casa nostra, perché la scuola è migliorabile, l'università è fortemente migliorabile, tutto quello che si fa è migliorabile. Se questo, diciamo, questo compito di essere sempre rompiscato, di protestare sempre
di puntare sempre a cambiare le cose, di non farsi prendere mai dalla depressione, seppure ce ne sono tanti rischi, è un compito prettamente giovanile. Se devo fare una critica ai giovani di oggi è che accettano troppe cose che non vanno. Naturalmente per protestare bisogna essere un minimo, bisogna ragionare, non bisogna diventare degli esperti. Chi vi dice che per poter parlare di scuola o di ferrovie o del treno dalla sud-est o di cui bisogna diventare degli ingegneri ferroviari è, diciamo, un proprietario di un'informazione preziosa che non vuol condividere con voi. Noi come cittadini dobbiamo parlare di qualsiasi cosa. Naturalmente un minimo di riflessione prima ci vuole per parlare alla gioventù, ma diciamo alzare la voce è una cosa indispensabile. Se vogliamo guardare a Conversano, alla Puglia, non avete rispetto mai di nessuno, della Gazzetta, di Viesti, di Vendola, di Letta, non fate sconti mai a nessuno. E diciamo, in questo benedetto paese, anche al sud, molte cose si possono cambiare, abbiamo smesso di cambiare da troppo tempo, e diciamo il pallino di il fatto, attenti, se le cose non cambiano non è solo perché chi ha il potere è cretino e non se ne accorge, è perché ci sono moltissimi interessi costituiti. Diciamo, nell'Italia che non funziona, nel sud che non funziona, moltissimi ci stanno benissimo. Se non circola l'informazione, il dirigente scolastico scadente e il dirigente scolastico buono valgono lo stesso. Se non circola bene l'informazione, il politico buono e il politico cattivo valgono lo stesso. Poi magari il politico cattivo va alla televisione, dice due battute e ha successo elettorale. Capite? La palude non dipende mai solo da inettitudine, dipende sempre molto dagli interessi costituiti. In un cattivo mezzogiorno tanti ci sguazzano, riescono a acchiappare soldi. Se i soldi sono dati male, non è perché chi decide è cretino e non li sa dare bene, è perché dandoli male se li piglia qualcuno che non li potrebbe pigliare, capite? Se la valutazione dell'università o della scuola, per esempio, scusatemi, ho soprattutto il tempo ma mi sono un poco appassionato. La prima valutazione, dico questo per farvi capire che non sto parlando di poesia, sto parlando di cose molto concrete. La prima valutazione dell'università italiana, in base alla quale sono stati dati dei soldi in più ad alcuni o ad altri, è stata fatta dal ministro Gelmini, stabilendo i criteri con i quali si davano più soldi a uno piuttosto che a un altro, dopo che aveva visto i dati. Cioè prima ha tirato fuori gli indicatori, poi se li è guardati e poi ha deciso i criteri in base ai quali poteva dare i soldi di più a uno o ad un altro. Capite che com'è importante l'informazione e la valutazione e com'è importante, diciamo, non soccombere in questa Italia del luogo comune in cui basta che ci indigniamo e protestiamo abbiamo svolto la nostra funzione. Secondo me non è così, scusatemi, mi sono fatto prego. Ti ho rubato un sacco di tempo, Nino, scusa. No, non c'è problema, vediamo se c'è qualche giovane prima. Ci abbiamo 5 minuti. Guardate che se non fate delle domande, non solo abbiamo parlato inutilmente. No, però abbiamo detto un'ora. Abbiamo detto, stiamo qui. Diciamo anche i patti. Non ci sono, prego, nell'attesa. Posso chiedere una cosa fondamentale nella parte del suo intervento, in cui ha parlato sostanzialmente, diciamo che implicitamente. Sì, sì. Ha parlato praticamente, diciamo, della. Una certa stasi che c'è qui in Italia, c'è in Italia un po' la tendenza alla conservazione, in Italia c'è la tendenza alla gerontocrazia, cioè il potere degli anziani che fanno fatica a cedere le loro fette di potere. Lo vediamo nel sistema bancario, nel sistema, diciamo, dell'informazione e nei vari cambi della vita nazionale. Questo è molto grave soprattutto per il meridione, che dovrebbe fare un'analisi molto critica e accurata di quali sono i fattori che bloccano
un certo dinamismo sociale. Questo è fondamentale, perché se non si risolve questo problema, il Sud resta sempre qui, fermo. E a questo si aggiunge, anzi non si aggiunge, il motivo di fondo che contribuisce a questa situazione oggi. Lasciamo da parte un po' le ragioni storiche che sono molteplici, che diciamo comporterebbero molto tempo per un'analisi, diciamo un'analisi profonda e proficua. Ma oggi come oggi, questo fattore, diciamo, questa situazione di scarso dinamismo, a questa situazione di scarso dinamismo contribuisce molto la fuga dei cervelli, che sono, sarebbero le intelligenze, le energie necessarie per smuovere questo benedetto paese. Se noi continuiamo ad avere i ragazzi che in assenza di prospettiva vanno via, sono costretti, non perché non sanno lottare, perché vedono la inanità di una lotta, vanno via, lasciano sempre il paese in mano ai mediocri, e i mediocri sono coloro i quali sono per la conservazione. Questo è il problema più del Mezzogiorno, primariamente, ma allargando i confini anche dell'Italia. A questo penso che bisognerà porre molta attenzione. La parola a Nino per una battuta. Non c'è dubbio, sono d'accordo. Diciamo, dal punto di vista individuale io difendo sempre il diritto di libertà e quindi non criticherò mai chi dice, sai che ti dico, boh, me ne vado da Conversano, me ne vado a Berlino dove trovo un clima culturale, artistico, un po' di soldi migliori. Non lo criticherò mai. Non c'è dubbio che complessivamente la somma delle scelte individuali, se tutti, se i migliori se ne vanno, impoverisce notevolmente il territorio, però non è un problema, diciamo, di appello all'individuo, è sempre bene che ciascuno decida quel che crede meglio per se stesso, è un problema di politiche pubbliche, cioè di creare, mutato quello che c'è da mutare, anche a Conversano un clima che somiglia a quello di Berlino, diciamo nel quale dare la possibilità ad ognuno di poter scegliere di restare. Diciamo, un territorio non si difende con le cancelli, si difende creando le condizioni perché le persone possano scegliere di restare, o meglio ancora, andare, tornare, andare dall'altra parte e tornare, diciamo, realizzarsi nella vita. In fin dei conti le politiche pubbliche a questo devono servire, a dare ai cittadini il diritto di fare quel che meglio credono nella vita. Grazie. Chiudiamo brevemente. Non voglio fare il solito discorso come eravamo noi, come siete voi, come saranno gli altri, però un po' di idea di cambiare il mondo ci vuole nella vita, altrimenti non si va da nessuna parte. Nel 1968 volevamo cambiare il mondo. Poi magari il mondo ha cambiato noi, ma lasciamo stare, ci abbiamo provato. C'è qualcuno che dice, sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. E allora, se noi vogliamo, tornando al Mezzogiorno, vedere un Mezzogiorno che sia in grado di consentire ai suoi ragazzi di dimostrare il loro valore, le loro capacità, il loro talento, la loro passione, il loro entusiasmo qui, noi dobbiamo, voi dovete, anzitutto conoscere, anche attraverso i nostri libri, non sta male, perché il Mezzogiorno sta in condizioni più difficili rispetto al resto del paese, e cioè per le politiche che sono state sempre fatte, per la storia, ma anche per responsabilità dei meridionali. Dopo aver capito questo, dovete voi, perché siete il futuro, cercare di cambiare queste condizioni. Come si possono cambiare? Si possono cambiare attraverso un meccanismo come quello di cui ha parlato Gianfranco. Mettetevi insieme, cioè nel Mezzogiorno siamo, i meridionali sono tutte gente civile, tranne qualcuno, ma ci sono da tutte le parti, ma non c'è una società civile organizzata, non ci sono persone che si mettono insieme per risolvere i problemi, per rompere le scatole, per stare addosso ai politici. A me capita spesso, ma a tutti quanti capita, di vedere gente in una strada, allora magari vede un marciapiede rotto, un lampione che non funziona, eccetera, e passa avanti come se non fosse un suo problema. Il lampione rotto, il marciapiede rotto è un problema di tutti quanti, e tutti quanti dobbiamo metterci insieme per fare pressione, per risolvere queste cose.
Altrimenti c'è solamente la fuga individuale da un posto che si ritiene non possa essere il posto in cui si svolge la propria vita o si realizzano i propri sogni, ma così si crea solamente il deserto e si crea un mezzogiorno solamente di sconfitti. Ci sono tanti elementi, tante cose al mezzogiorno di cui noi non sappiamo nulla. Nel mio libro parlo di una serie, decine di eccellenze che erano ignote a me stesso prima che andassi in giro. Noi dobbiamo convincerci, voi dovete convincerci di tutto questo. Io faccio questi appelli perché altrimenti non avrebbe senso tutto quello che noi stiamo facendo. Venite domani sera ad ascoltare la presentazione del libro Ignoranti. Dobbiamo finire. Perché l'applauso? Per domani sera, ecco, il libro Ignoranti, il quale dà dei dati drammatici su questo paese. Siamo il paese che ha il minor numero di laureati, il paese che ha il minor numero di diplomati, il paese in cui oltre il 30% della popolazione non riesce a capire un testo di media difficoltà nella lettura. Allora non possiamo continuare così. Diciamo, il sistema più rapido per risolvere una parte dei problemi è istruirsi, imparare, dopodiché vi dovete mettere insieme per rompere le scatole, per far risolvere i problemi, per premere sui nostri politici. Il futuro è nelle vostre mani e poi io credo che voi abbiate mani sufficienti per creare il miglior futuro possibile per voi.